faccio un ricordo soltanto un saluto da parte di Eni. Questo è il secondo appuntamento che facciamo al Festival della Letteratura di Mantova. Questa mattinata serve a raccontare la critica cinematografica, a discutere su questo. Pietrino Bianchi ha avuto una radice importante qui, è qui che aveva cominciato il suo lavoro, non solo della critica direi, ma soprattutto di un modo di fare critica che ecco dove si lega a un personaggio come Tullio Gesici, di cui credo siate stati anche molti di voi, saranno stati sicuramente dei buoni lettori, un modo di fare critica sempre con un'attenzione molto forte anche alla valenza della cronaca, alla valenza dell'informazione sui film, sugli autori, quindi non solo un giudizio da critico militante, ma un modo anche di affrontare il cinema con un taglio divulgativo che non si fermava al cinema. Noi siamo soprattutto molto contenti oggi di potervi far ascoltare questo scritto, che è l'ultimo saggio che Tullio Gesici, che è scomparso neanche un mese fa, ci ha lasciato. E quindi grazie a Marco Re che ci vuole. Grazie Laura. La critica cinematografica, svalutata, minimizzata e messa all'angolo da giornali oggi che i quadrupedi hanno preso il potere. Restano ancora di più alla lettura degli articoli di Bianchi, lontani nel tempo, di Bianchi, punto, era l'emozione per me. Lontani nel tempo restano tuttavia la prova che un giornale attento ad accogliere messaggi siffatti offrirebbe qualcosa di più rispetto alle vanità del colorismo o rinviando alle sgangheratezze del blog. Non fosse che per ribadire, scusate se è poco, i legami fra il cinema e la cultura, la politica e la società. Basterebbe ispirarsi al modello di Pietro Bianchi, a questo libro, ma lassù, nelle alte sfere, se ne accorgerà qualcuno? Allora, quindi Pietro Bianchi e Tullio, che quando scrivevano si mettevano sempre al punto di vista di dire una cosa interessante per lo spettatore. A Tullio, quando lo leggeva e il film non gli era piaciuto, gli dispiaceva sempre un po', ti faceva capire al lettore, quindi anche all'autore, che gli dispiaceva. A fare una critica che è sempre soltanto quella lì, che non è quella specificatamente cinematografica. Quindi io sono venuto qui per dire che la critica cinematografica non esiste, ma non è critica cinematografica.